ci siamo per il season finale, un giocone di cui sono anche questo super affezionato, come potete già vedere da questo accessorio e la manica spavaldamente tirata su. Giochiamo a uno dei miei giochi favoriti, contenente anche uno dei miei personaggi preferiti, ovvero Terry Bogard, e si tratta di Fatal Fury, The King of Fighters. Qua c'è un sacco da dire, season finale bello ricco. Intanto facciamo partire la ROM. Durante il ROM check si partirà jingle del Neo Geo, perfetto. Tanto abbasso, ops, un po' qui da me. Ops, ho sbagliato. Ok. Qual è la storia di Fatal Fury? Fammi abbassare un pochetto che tanto voi lo sentite bene, io no. King of Fighters perché, allora, Fatal Fury è creato nel 91 da Takashi Nishiyama, chi era il creatore dell'originale Street Fighter. Sia Street Fighter 1 che Fatal Fury 1, questo qua, io li considero picchiaduri single player perché praticamente noi abbiamo solo un personaggio e andiamo avanti fino all'ultimo. La modalità multiplayer è solo tramite altri pochi personaggi, noi non possiamo scegliere tutto il roster, tipo questo wrestler qui che è Raiden. Quindi mettiamo un po' di crediti. Quindi, dopo il successo di Street Fighter 1, che poi non è che ha fatto tanto successo perché era molto plastico, molto meccanico, molto ceppo, diciamo. Nishiyama fu assunto da SNK nel 91, cioè non so quando, però nel 91 fece con un altro team Fatal Fury King of Fighters, che poi è un precursore del King of Fighters che noi ben conosciamo, come abbiamo visto nei video anche di King of Fighters 15 visti insieme. Molti personaggi ritornano. Vediamo il tutorial. Anche qui la modalità multiplayer non esiste fondamentalmente. Quindi noi possiamo uscire tra i fratelli Bogard, noi prendiamo Terry chiaramente, lasciamo scorrere il tempo. Mamma mia, troppe robe da dire. E andiamo a sconfiggere gli avversari predefiniti. Quindi qua ci sono i due fratelli Bogard assieme al campione di Muay Thai Joe Higashi, che non c'entra niente. Loro devono vendicarsi della morte del padre. Adesso man mano andiamo a spiegare. Questo lo riesco a finire, se no non ve l'avrei portato. Con una performance. Ecco, già ho sbagliato. Perché ci sono dei trucchetti di invulnerabilità dei nostri avversari. Questo è uno spoiler di come batteremo il boss finale anche. Aia. Certo, non lo faccio un CC, però. Ecco. Ho rischiatissimo. No, vedi, vabbè. Comunque, cosa c'è da dire? Se per caso il secondo player entra, si parte una specie di modalità cooperativa, che è una roba incredibile per quei tempi. Cioè, poi non li ho più rivisti, diciamo, picchiaduro, tra virgolette, cooperativi. Vedi, se mi concentro, devo solo prendere il tempismo giusto. Ma anche facendo la power wave. Ecco. Oh, mi sta sbunnando. Perfetto. E quindi entreremo in una specie di modalità cooperativa, una specie di handicap match. Quindi tutte e due contro questi personaggi controllati dal computer. Ah, metto la chat intanto che a forza di settare tutto, non so se è partita, qualcuno ha già scritto. Bisogna essere molto precisi, io con l'arcade stick riesco a eseguire, ecco, non devo essere troppo vicino, se no mi ciacca. Perfetto. E Richard Mayer, uno dei proprietari del Pow Pow Café, sempre della lore di Fatal Fury, è stato sconfitto. Poi dopo nel Pow Pow Café vedremo anche Bob Wilson, un altro che fa capoeira, perché la serie di Fatal Fury comunque va avanti un sacco, anche con la serie Real Bout. Ecco, Geese Howard, che ha ucciso nostro padre, fa he looks very strong, ma adesso pian piano andiamo avanti. Ecco, Michael Max, per esempio, mi dà un po' il filo da torcere, perché usa dei to il trucco è fare dei colpi, esatto, un po' aerei. E poi questa mappa c'è anche sull'ultimo King of Fighter 15, infatti c'è
King of Fighters prende molto da Fatal Fury, cioè perché la maggior parte dei personaggi, quelli belli, anche la famosissima Mai Shiranui viene da Fatal Fury, non dal primo chiaramente. Perfetto. E anche Michael Max ci lascia, almeno per il primo round. Oh, comunque mi sta comodo sto cappello. Ecco, io di Terry Bogard sono matto, nel senso mi piace tantissimo come personaggio. Infatti, quando è stato incluso su Smash Bros... Oh, infatti non devo cambiare strategia, sennò perdo, eh. Ecco, lui ha un... Eccolo. Esatto, allora, il combattimento... Adesso vi dico anche una novità di questo gioco. Che il combattimento è su due piani, tranne in alcuni stage, tipo questo. Questo stage è su un piano solo, come un picchiaduro classico. E infatti lui mi ha buttato nell'altra lane, ma sono stato rimbalzato dagli spettatori. Ho sbagliato, devo fare sempre... Ecco, adesso che mi ha incastrato è difficile. Devo fare sempre... Ah, ho sbagliato, vabbè. Michael Max ogni tanto mi ci impallo, non lo riesco a fare un credito solo. Però dopo di lui, oh, tutto liscio, incredibile. Ah, non c'ho più il fiato, perché un botto di robe da dire. Quindi sì, Nishiyama Takashi, dopo aver fatto appunto Street Fighter 1. Anche Street Fighter 1 è un picchiaduro, diciamo, single player, perché tu puoi scegliere solo Ryu, no? E il player 2 quando entra è Ken, però hanno il moveset praticamente identico. E tutti gli avversari che vai ad affrontare sono solo del computer, sono solo degli avversari. Quindi è, diciamo, che tu fai uno story mode in pratica. Perfetto, quando fa il tornado possiamo scavalcarlo. Perfetto, perché deve essere tutto di quella distanza giusta, ecco questa qui, vedi, adesso perfect per farti capire. Io in verità, ecco, questa è un'altra curiosità, io ho visto come si fa Fatal Fury da un ragazzo che è molto bravo, ma non mi ricordo, se no vi dicevo il nome, che fa le speedrun, diciamo, oppure fa un credito a tutti questi giochi qua, ed è veramente forte, italiano. E mi ha fatto capire che i personaggi hanno dei momenti di invulnerabilità e di vulnerabilità, ovviamente. Ma lo facciamo fuori nel prossimo match. Ecco, bonus match. Questo ve lo faccio, ma gli altri no, perché sennò mi si spacca il controller. Un attimo. Perfetto. Questo anche questo tipo di bonus stage è stato introdotto su Fatal Fury e negli altri picchiaduro, cioè comunque siamo nel 91, anche questi consigli a schermo, Fatal Fury è uno dei primi che lo fa vedere, ecco. Tang Furu, difficilissimo, da piccolo mi bloccavo sempre, è il maestro del padre adottivo di Terry Bogard. Adesso vi faccio vedere il trick, lui si trasforma tipo genio delle tartarughe, ecco, però se noi facciamo... Ecco, ho sbagliato, il Power Wave al giusto tempo impedivamo la trasformazione, ma ho sbagliato, ma si può comunque recuperare. Ah, ma vabbè, non importa. No, stordito, va bene. Addirittura contro Hulk Hogan. No, dopo ce n'è uno più coerente. Perché se noi facciamo la Power Wave di Terry Bogard... Aspetta che adesso mi sta un attimo. Perché a farlo da... Ecco. No, è riuscito a trasformarsi. Se no, lui appena finisce la trasformazione... Perfetto. Sì, la faccio adesso, lo finisco. Ok, come anche i personaggi che arriveranno dopo, loro dopo la loro animazione di trasformazione o comunque di potenziamento sono vulnerabili e la Power Wave permane nello schermo.
perché vedi che dura parecchio. Adesso vedi, ecco, vedi, però non sono riuscito. Ok, adesso si dovrebbe tornare normale e finirlo. Perfetto, questa è andata quasi bene. No, in verità questa non è proprio una meccanica, è un futicchio. No, scherzo. Però comunque tipo i campioni di Fatal Fury usano questa tattica per finirlo presto. E come dicevo, essendo un picchiaduro quasi single player, no? Infatti lui dice, abbiamo battuto il maestro di nostro padre di Geese, questo cinese, Tang Furu, che poi Geese era invidioso e ha ucciso nostro padre. Ecco, era per dire un po' di lore. Esatto, non è un futicchio se c'è, infatti, va bene. Questo è il Dark King, dietro vediamo Richard Meyer che abbiamo sconfitto poco prima. Il Dark King non è difficilissimo, però se ci prende con i suoi calci e non mi lascia fare la mossa, giusto? No, ma infatti non è un futicchio, è una tecnica per sconfiggere il nostro avversario. Ok, niente. Esatto, comunque è molto difficile sto gioco. Io adesso perché ho imparato ultimamente a finirlo, altrimenti non ce la facevo. Vedi, la Power Wave praticamente toglie quasi tutta la vita. Anche perché mi piacevano questi picchiaduri di una volta, che la mossa speciale, come fosse la Hadouken, no? Tolgono tantissimo, perché appunto è una mossa speciale, quindi piazzarla al momento giusto può ribaltare le sorti dell'incontro. Aspetta, adesso leggo, adesso è per terra, posso fargli questo, però lui è fuggito. E di qui siamo su una mappa a due piani, che è peculiarità del gioco, poi riutilizzata anche nella serie Real Bout, che sono i continui di Fatal Fury. Perfetto, Dark King già eliminato. Quanto si spendeva per vincere? Beh, se sei forte uno, se no non lo so. Io adesso per ora ho speso solo un gettone, possiamo fare un calcolo in tempo reale. Però molti erano, molti erano, aspetta Ah, ecco, lui non sapeva che Bogard avesse un figlio, quindi lui, Geese Howard, non sa che siamo i figli di Jeff. Provo a fare questo, poi spiego la cosa dei gettoni, che molti giochi... Dai! Era... Ah, al Kogan te dicevi che era qua, è vero. Molti giochi praticamente erano ruba gettoni, poi picchiaduro, se eri forte, eri forte. Però c'avevano dei boss finali veramente incredibili, poi vedremo anche in questo. Non so se si sente, perché... Fino al secondo ce la faccio. Dai, no, non ce la faccio. Sono affaticato. Ah, basta. Non voglio rompere il mio Mayflash F300 Elite. Esatto. Altri Fatal Blow. Ok, siamo i primi quattro, già li abbiamo sconfitti. Entriamo nella seconda parte del gioco con lui. Anche lui dopo è ripescato su King of Fighter. Adesso lui gli dovrebbero lanciare una bottiglia, esatto. Ah, però è riuscito a ubriacarsi. Perfetto. Praticamente io volevo lanciargli, come per il maestro Tang Furu, il cinese che diventa pompato, una power wave, in modo che quando diventa vulnerabile lo colpivo, ma non sono riuscito, ma l'abbiamo sconfitto ugualmente. Comunque, visto Fatal Fury, alla fine non è così difficile. Poi già dal secondo capitolo diventa un picchiaduro... Ah, di già? No, ok, non sono riuscito... Ero troppo vicino. Ah, però anche questo è semplice. Basta che ti pari, giustamente. Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto che è un precursore, diciamo... Diciamo che la gente lo chiama il vero Street Fighter 2, perché è fatto dal creatore dell'1. Poi dopo il 2 si è occupata altra gente, non mi ricordo sinceramente. È un picchiaduro, diciamo, tendentemente single player, perché abbiamo una storia, abbiamo pochi personaggi ma ben caratterizzati per andare avanti contro avversari che hanno dei loro gimmick. Come abbiamo potuto vedere, Tang Furu si trasforma, lui beve,
e quindi è molto single play. Tipo Raiden non mi ricordo cosa fa, però lui era difficile, non mi ricordo che mossa, a quale mossa era diciamo vulnerabile. Oh, vabbè, non riuscivo a fare il power wave. Ok, adesso non dobbiamo... No, ci ha superato con la panciata. Spara i fulmini e fa la fatale. No, non siamo purtroppo su Mortal Kombat. Allora. Ok, il Barnacle a tempismo, esatto. Questa è la tattica sempre che funziona. Ah, ci ha intercettati. Perfetto. Tra l'altro Raiden, questa è una curiosità stupida, in una nella tesi in cui abbiamo fatto il videogioco Power Botch, il personaggio messicano a cui mi sono ispirato per crearlo è proprio Raiden, per fare un luchador, almeno la maschera, come mood, perché era uno con la panza enorme. Allora lui spruzza, noi andiamo col Barnacle. Perfetto. Mamma mia, scorre come l'acqua sto Fatal Fury. Qui abbiamo, giusto, Fatal Fury in giapponese Garo Densetsu, dove Garo vuol dire lupo e Densetsu leggenda, però tradotto come la leggenda del lupo o del lupo affamato. C'è un bel OAV disegnato, aspetta, ti batterò come tuo padre 10 anni fa. Esatto. Si incazza sempre di più Geez. Questo guarda, neanche ci provo. Non voglio sfasciare. Non voglio sfasciare il coso. Da un po' ci provo. Tra l'altro mi ricorda che nella gita in cui sono appena tornato ho dato un pugno a un pungible. Ancora mi fa male il polso. Però vabbè dai, ho perso. Questi devi smanettare troppo velocemente. Non ne ho voglia. The Last Fatal Blow invece noi l'abbiamo già ben abusata. Ah, siamo già al pre-boss finale, lo sgherro principale di Geese Howard, ovvero Billy Kane, anche lui potentissimo, ma guardate il trick che ho trovato l'altra volta. Cioè questo non l'ho visto da nessuna parte. Ecco. Va? Ok. Ovviamente adesso che sto registrando subito così, io ho trovato questo trick. Io vado via qua all'angolo e quando fa la mossa con i calci che si appoggia, ah no, ok niente, quando fa quella con i calci io posso dargli un pugno gratuito praticamente, e se no lui è fortissimo veramente. Cosa fa? Ancora un millimetro, perfetto, perfect. Cioè, il pre-boss finale si batte così, incredibile. Belli i sfondi, beh, non abbiamo parlato della grafica, molto anni 90 appunto, questi colori, è un gioco molto estivo secondo me. Torniamo qui a fare il trick, perfetto. Dark Side of the Moon dietro. Quello che gli passa il bastone sembrerebbe Mr. Big, ma non è sicuro. Boh, sta mossa non ho capito cosa fa. Ok, vedi? Vedi, l'ho potuto colpire. Vabbè, adesso non rischiamo. Eccolo, mi fa rimbalzare. Devo tornare di là a fare il trick. Oppure basta una power wave. È bastata. Perfetto. E adesso qua ci stiamo un'ora, il boss finale, andiamo da Geese Howard in persona. Come abbiamo detto, allievo anche lui di nostro padre adottivo Jeff Bogard, e che l'ha ucciso per invidia perché era più forte. Beh, classica storia del 90, vedi, il campione, sono le donnine, I'm the champion. The champion. The battle was so long. Ma cosa succede? Attenzione. Dude, Geese is calling you. What Geese? Nani? Ecco, ci risvegliamo. Porca vacca, Olic.
prenderò la vendetta di mio padre, stupido ragazzo. Ci risvegliamo nel dojo di Gizawad con la super canzone bellissima Soy, tipo com'è, Soy Sauce for Giz, com'è che si chiama? Anche su Tekken c'è. Guarda, devo intercettarlo a mezz'aria, perfetto. Perfetto, guarda, è andata grassissima. Cioè, se riesco a vincere Giz senza morire, vuol dire che sono morto solo contro Michael Max. Pensa che scandalo. Però non credo, perché adesso Giz si incazza duro. Può menare tutti, ma si fa bloccare così, lo so. Però io adesso devo stare molto attento. Lui spamma le Repuken. Dai, no, poteva iniziare il trick. Ma quanto capita. No, no, non devo farlo. Stordito. Però attenzione, lo stordisco io. Incredibile, cioè sono morto solo contro Michael Max. Cioè abbiamo finito il gioco, ragazzi, quindi boh, incredibile, cioè quasi un gettone. Però sono morto contro quel deficiente del pugile e noi lo buttiamo giù. Incredibile, questa è performance, la performance della vita. Agosto 1922, come 1922? Questo secondo me è un errore, nel 92. Il prologo della leggenda appena nata. Sì, è morto nel 92 Giz, agosto, però non... Infatti siamo anche agosto, quindi perfetto. E questo era Fatal Fury King of Fighters, perché poi su King of Fighters, la rinomata serie, dicevo, hanno messo un sacco di personaggi di SNK, tra cui molti da Fatal Fury, un po' da King, da Art of Fighting, un po' da Ikari Warriors, che appunto sono i... Quello sparatutto che poi non abbiamo visto insieme, ma lo vedremo forse, perché ci vuole il joypad che rotea. Quindi io tolgo il cappello in segno di vittoria come Terry Bogard. E sono contento che è riuscita. Sarebbe stato più bello un credito solo, ma ci siamo riusciti. Pensavo di far peggio. E che dire. Sì, quindi precursore di King of Fighters, dicevo, e con la squadra di King of Fighters, sono squadre da tre, infatti c'è la squadra di Fatal Fury, che sono lui, il fratello, e Joey Gashi, che sono appunto i tre personaggi selezionabili qui. Quali altre entusiasmanti avventure? Lo vedremo. Questo era il season finale, ma siccome come per le lezioni a scuola o di palestra si recupera sempre, questo è appunto anche era un gioco per me molto speciale. E che c'era da dire intanto che scorrono i crediti? Mi ricordo se ho detto, se ho mancato qualcosa. Sì, poi dopo a venire molti copieranno Fatal Fury con le mosse, la semplicità di alcune mosse e i bonus stage, eccetera, eccetera. E uscirà il vero successore di Street Fighter, che è Street Fighter 2, che sarà nettamente superiore a questo, ma non di grafica, perché qua ricordiamo, giriamo su Neo Geo MVS, che era devastante. Quindi io questo, se lo trovo in sala giochi, rispondendo alla domanda del buonale, lo potrei finire con 2 euro. E metto pausa. Cavolo, mi dispiace che è già finito l'episodio, se abbiamo proprio fettato. E dai, ci rivediamo però prossimamente per le puntate di recupero. E boh, questa era Fatal Fury King of Fighters. E la lore l'abbiamo già detta, è solo quella. E dicevo, l'OAV è disegnato da... animato insomma da uno studio che ha fatto anche dei cartoni osè, però è molto bello, cioè ci sono di tutti i capitoli, c'è quella di Fatal Fury, Fatal Fury 2, insomma, con altre storie. Dopo Fatal Fury 2 ci saranno altri nemici come Wolfgang Krauser, eccetera eccetera, che diventeranno proprio i bossoni SNK. Giz pure, visto che l'hanno introdotto su Tekken 7 come personaggio, mi piace molto. Abbiamo visto insieme il team South Town su King of Fighter 15, se potete recuperare il video. Comunque grazie a chi, per chi c'è, per chi ci sarà e chi c'è stato.
E chiudiamo questa live. E sempre in differita possiamo vedere le puntate su Mompezuma YouTube. Bon, ci vediamo alla prossima.